Questa di oggi è stata una giornata fantastica, infatti abbiamo veramente sfilato per tutto il paese con orgoglio tutti i cittadini di Spilamberto, i medici di medicina generale, i dipendenti dell'azienda sanitaria, tutti insieme con le associazioni di volontariato per dire che la Casa della Salute è una casa che appartiene a tutta la nostra comunità. Ne sono profondamente orgoglioso, una Casa della Salute è composta soprattutto dalle persone che fanno veramente delle relazioni la cosa più importante e della cura e della tutela della nostra salute la loro mission. Ecco, da sindaco non posso che ringraziare l'azienda sanitaria per averci seguito in questo sogno di comunità e non posso che consigliare ai miei colleghi, agli altri sindaci d'Italia di seguire queste orme, perché veramente credo che ci sia posti su un modello da poter seguire. Un anno di esperienza straordinariamente importante e di grandissima emozione, perché probabilmente Spilamberto si è realizzato e si sta realizzando quell'idea di Casa della Salute non solo come luogo nel quale identificare la presenza dei servizi, trovare risposte concentrate, realizzare le multiple professionalità, facilitare l'accesso, ma anche e soprattutto realizzare quell'idea di comunità che intorno ai temi della salute ha un luogo nel quale ritrovarsi e discutere soprattutto degli aspetti che riguardano il capitale di salute, quindi la prevenzione, i sani stili di vita, l'educazione ai comportamenti corretti per valorizzare il proprio capitale di salute. E anche al tempo stesso si sta realizzando un altro fenomeno che non era nelle previsioni, cioè attraverso la partecipazione, stasera abbiamo visto molto intensa degli istituti scolastici che hanno dato un contributo straordinario, quindi straordinario nell'intensità e anche perché straordinario perché è dato dalle giovani generazioni. Ebbene, attraverso questa partecipazione si sta realizzando qualcosa che non avevamo previsto, cioè il trasferimento dei concetti di salute, di partecipazione, di incitamento e sostegno ai sani stili di vita, alla valorizzazione dei comportamenti corretti in ogni casa, cioè il trasferimento degli ideali di salute della Casa della Salute nella casa delle persone che costituiscono la comunità che la utilizza. Quindi, come posso dire, siamo passati da una Casa della Salute a tante Case della Salute quanto sono le case Spilamberto. E questo è un elemento che non avevamo considerato, ma che secondo me è straordinario, perché dice quanto il progetto, più ancora dell'edificio e dei servizi che sono contenuti, ha permeato la collettività. E questo è stato veramente emozionante e a mio avviso si è percepito questa sera. Quindi il compleanno oltre le aspettative, straordinario.